Bella a tutti ragazzi, qui è GTA Pro in questo nuovo video. Sono qui oggi per mostrarvi il primo mod menu senza modifica su GTA Online. Prima di iniziare però vi invito semplicemente a mettere pollice in su a questo video per supportarmi ed iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Ed iniziamo subito con il video. Ebbene sì ragazzi, per la prima volta è possibile avere il mod menu su GTA Online senza modifica. Una cosa che non si era mai vista prima d'ora. Ora vi spiegherò come ottenere questo mod menu e come utilizzarlo. Per poterlo avere ragazzi avete bisogno di un amico modder che abbia il mod menu che si chiama African Engine, che è un mod menu che esiste solamente su Xbox 360. E questo mod menu ragazzi è particolare perché potremmo appunto dare il co-host, o meglio il mod menu, ad un altro giocatore in GTA Online. Quindi un'altra persona potrà utilizzare il mod menu in GTA Online senza modifica. Per chi non sa cos'è il co-host, praticamente è dare il mod menu ad un altro giocatore senza che il giocatore abbia la modifica. Il co-host ragazzi è molto famoso anche su Call of Duty, perché su Call of Duty si può dare completamente il mod menu funzionante con tutte le opzioni ad un altro giocatore. Su GTA invece è la prima volta che si vede, quindi ancora ci sono poche opzioni, quindi non si può fare veramente di tutto, però comunque sia è veramente una figata. Per poter utilizzare questo mod menu appunto dovete dire a un vostro amico che ha questo mod menu di attivarvelo, e quando ve lo attiverà riceverete dei messaggi sul vostro telefono su GTA con scritte alcune cose, tra cui anche i comandi per poter utilizzare questo mod menu. Per attivare questi comandi vi basterà semplicemente rispondere al messaggio con il codice della mod. Quindi se ad esempio volete far spawnare un veicolo, vi basterà semplicemente scrivere V1 oppure V2 oppure V3 e in base al numero che avete scelto spawnerà il veicolo. Possiamo anche teletrasportarci in varie zone della mappa, possiamo metterci tutte le armi moddate, modificare i veicoli al massimo, spawnare rampe e molte altre cose, quindi secondo me è veramente fantastico. E niente ragazzi, questo video finisce qui. Era solamente un video per mostrarvi questa mod che non si era mai vista prima d'ora su GTA Online, e appunto volevo mostrarvela. Vi invito a passare nel canale del mio amico che mi ha registrato gentilmente queste clip, visto che appunto io ho messo il mod menu a lui e lui appunto ha registrato. E quindi niente, lasciate un like a questo video per supportarmi, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Se vi servono account moddati per GTA Online, per qualsiasi console, anche per PC, vi invito a passare nella pagina Facebook di Modding Store. Troverete il link in descrizione. E detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella! Cigars, damn, I'm wasting my time. They're training so proud.